Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, come sempre. Oggi in tarda serata, perché ho avuto diciamo alcune commissioni da portare a termine, alcune incombenze da evadere, e per cui mi sono diciamo ridotto all'ultima ora per questo video. Che ore sono? Ah, ecco, vabbè, sono le 8:35 di sera, insomma, non è tardissimo, però diciamo di solito riesco a girare il video un po' prima. Detto questo, veniamo al quarto video che faccio come recensione dopo, diciamo, la pausa estiva. Ovviamente sono partito con i pezzi forti del mese. Ho fatto Tex Willer, Tex, Zagor l'origine, e adesso non posso che parlarvi dello Zagor inedito, particolarmente importante quest'album, perché conclude l'avventura che vede come protagonista, come diciamo, come oggetto il ritorno di Ellingen. Ecco qua, il titolo è Il destino di Ellingen. Scusate che inforco i miei soliti occhiali. Ecco qua, Il destino di Ellingen è il numero 701 della collana Zenith gigante, corrispondente, scusate, al numero 650 della serie Zagor. Insomma, è bella questa cover di Piccinelli, che è bravissimo con Ellingen, diciamo, rappresentato in maniera sontuosa dal nostro Piccinelli, che è veramente bravo. Quindi abbiamo qui la cover di Piccinelli, la costina, come sempre, la classica costina di Zagor, e la quarta di copertina con la pubblicità del Maxi Zagor. In edicola, che sarà in edicola a partire dal 20 di questo mese, I racconti di Darkwood, I tamburi della foresta. Ecco qua. La storia, per quanto riguarda l'album in questione, partiamo con la seconda di copertina. C'è già l'anticipazione al prossimo numero, magari ve la mostro alla fine del video. E quindi partiamo con i soliti crediti, cioè il soggetto e sceneggiatore sono di Moreno Burattini, i disegni di Sergiole e Verni, Gianni Sergiole e Marco Verni, la copertina, come detto, di Alessandro Piccinelli, e il lettering di Riccardo Riboldi. Ecco, ancora una volta mi trovo a dover, diciamo, mi sono ritrovato con il classico difetto che dà veramente fastidio. Ecco qua, vedete. Frontespizio, vedete, la sola da pagina tagliata male. Io all'inizio non me ne sono accorto, una volta preso e portato a casa, non è che potevo andare indietro, farmelo cambiare, mi scoccio un po'. Però voglio dire, tipografia, non so chi si occupa diciamo, della stampa degli albi, ma stateci attenti, ragazzi, non si può vendere un prodotto, specialmente uno che colleziona gli albi, dà un po' fastidio. Comunque, frontespizio. Il classico frontespizio di Zagor, ideato dal maestro Galliano Ferri, che ci accompagna dal secolo scorso. Poi abbiamo la solita rubrica di Moreno Burattini, I tamburi di Darkwood, che io consiglio sempre di leggere, perché dà delle dritte importanti non soltanto sulla storia in questione. E si parte subito sparati con la prima tavola, Il destino di Ellingen, dove troviamo, diciamo, ecco la mossa, dove troviamo subito apparentemente uno Zagor, diciamo, svenuto, e un'ombra che sia propinqua. E chiaramente già soltanto vedendo l'ombra, la sagoma dell'ombra, si capisce di chi si tratta. Ovviamente si tratta di Ellingen, solo che in realtà questo che state osservando non sta proprio avvenendo. È Zagor, questo è soltanto le prime pagine, quindi posso pure dirvelo, anche perché sicuramente l'avrete già letto, essendo io in ritardo nel fare il video.
In pratica è Zagor che ha uno dei, su dei suoi incubi, per quanto riguarda per l'appunto il suo nemico numero uno, la sua nemesi, perché io ripeto sempre che il nostro Zagor è l'unico vero supereroe italiano. È lui il nostro supereroe. Nei USA ce ne sono tantissimi, può essere Spider-Man, può essere Batman, piuttosto che Superman e tanti altri. Ho citato i più famosi, ma in Italia chi abbiamo come supereroe? È Zagor il nostro supereroe. Cioè, fra l'altro, un supereroe, secondo me, superiore, ecco, a tutti questi, diciamo, supereroi esteri dotati di superpoteri. Il nostro Zagor non ha superpoteri, apparentemente, perché in realtà poi lui è un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista. No, non soltanto per la sua forza fisica, per le sue abilità acrobatiche, ma anche per la sua innata intelligenza e non solo per quello, per il suo senso, della giustizia, per la sua morale profonda. Insomma, è veramente un supereroe, il supereroe italiano per eccellenza. E come tutti i supereroi, anche Zagor ha la sua nemesi, mentre, che vi posso dire, Batman c'ha come nemesi il Joker, Superman c'ha Lex Luthor, Spider-Man c'ha Goblin, posso dire anche Tex c'ha Mephisto, e il nostro Zagor c'ha Erlingen. Erlingen è la nemesi di Zagor, il suo nemico numero uno. Ce ne sono tantissimi di altri nemici, molto, anche nel caso di Zagor, molto, diciamo, potenti, molto, diciamo, pericolosissimi, come ho spiegato anche per Tex in uno dei video scorsi. Ma Erlingen è chiaramente la sua nemesi, è proprio lui il nemico numero uno. E come tutti i nemici numero uno, io non mi voglio anticipare nulla, ma non può, diciamo, cessare di esistere, perché sarà sempre, Erling dovrà essere sempre presente sullo sfondo delle avventure di Zagor. Prima o dopo potrà sempre tornare. Ecco, detto questo, dopo avervi fatto rivedere, comunque, anche se non apparentemente trattasi di un sogno, anzi, trattasi di un sogno, cioè, come viene rappresentato in maniera, diciamo, ottima da Sergioli e Berni, diciamo, l'apparizione, la vera apparizione di Erling negli occhi di Zagor. Poi, diciamo, la storia va avanti. Prosegue con una serie di colpi di scena che è con queste atmosfere, diciamo, ricreate dal soggetto della sceneggiatura di Burattini e dai disegni, in particolare di Sergioli e Verni, che cercano in qualche maniera di emulare le abilità grafiche del maestro Gallieno Ferri, ma Gallieno è irraggiungibile, ineguagliabile, con tutto il rispetto per Sergioli e Verni, che sono bravissimi, però Gallieno non può essere raggiunto. Io devo dire che ricordo quando ero ragazzo che c'era una certa, diciamo, le dispute, insomma, c'è chi propendeva per Gallieno Ferri, c'è chi propendeva per Gallep, per Galleppini. Volete sapere come la pensa il vostro cronista? Per me, ma è una mia opinione del tutto personale, Gallieno era un po' più bravo di Gallep. Io la vedo così. Io lo preferivo
Ferri a Galep. Galep grandissimo, però penso che Gallieno Ferri sia stato veramente il maestro, cioè inarrivabile, irraggiungibile. Le sue scene subacquee poi erano eccezionali. Comunque, qui se dobbiamo parlare di questa storia di Hellingen, insomma, io non mi posso anticipare alla fine. Sicuramente, diciamo, una storia in cui ritornerà, diciamo, in scena persino il Wendigo. Ve ne mostro qui alcune tavole che ovviamente Zagor affronterà senza ombra di paura alcuna, come sempre fa lui, che è il nostro supereroe preferito. Ovviamente anche questa storia del Wendigo si concluderà in maniera direi clamorosa, ed Hellingen apparentemente riuscirà, sta per raggiungere, sta per ottenere la sua vendetta. Ci riuscirà? Leggete la storia e lo scoprirete. Ribadisco, con una serie di colpi di scena, di azione serrata, di tavole, diciamo, che prendono, che spingono. Cioè io praticamente non vedevo l'ora di girare pagina per vedere cosa succedeva nella tavola successiva. Addirittura rivedremo ancora in azione l'astronave degli Acroniani. È, diciamo, una storia veramente ben congegnata, ben sceneggiata, ben scritta da Burattini e realizzata alla grande graficamente da Sergio De Verni, che ribadisco è il duo di disegnatori che cerca in qualche maniera di emulare, diciamo, l'arte di Gallieno Ferri. Emulare, però, io ribadisco, per me Gallieno è il top per quanto riguarda, diciamo, i disegnatori che ho visto succedersi nel corso degli anni in casa Bonelli, ecco, per dirla così. Ma giustamente ci sono disegnatori del giorno d'oggi che sono bravissimi, eccezionali, però io sono rimasto affezionato ai vecchi disegnatori del secolo scorso, in questo caso Gallieno, che ritengo un grandissimo. Cioè, io non posso fare altro che dire questo. Allora, a questo punto, poi non posso, non potendovi ovviamente, diciamo, parlare di come finisce la storia, lo dovete leggere, non posso fare uno spoiler. Vi posso dire soltanto che è bellissima e che quindi merita di essere letta. L'albo merita di essere acquistato, ovviamente, perché cioè, non è che potete lasciare diciamo, questa avventura così senza acquistare l'albo finale. L'ha acquistato tranquillamente. E Zagor deve essere continuato, deve continuare queste sue avventure come unico supereroe italiano, che tanto ci rendono comunque gradevoli alcuni momenti della nostra vita quando ci tuffiamo a leggerne, diciamo, per l'appunto le avventure. Il prossimo numero, visto che la vicenda di Helling si conclude in quest'albo, con quest'albo, il prossimo numero sarà il 702, alias 651. Sarà l'incendiario, eccolo qua. Qui c'è l'anticipazione già in seconda di copertina, che dice: 5 anni dopo un terribile disastro nella miniera di carbone di Chiting, una misteriosa mano omicida colpisce uno dopo l'altro chi aveva responsabilità nella direzione degli schiavi. Chi è il serial killer? Quindi una storia abbastanza interessante, come sono tutte interessanti le storie del nostro supereroe, l'unico grande supereroe italiano, number one. A questo punto non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, mostrandovi sempre questa bellissima copertina del grandissimo Piccinelli, che ha sostituito in maniera sontuosa il mitico maestro Gallieno Ferri. E
augurarvi, diciamo, un buon proseguimento di serata, dandovi appuntamento, a voi piacendo, sul mio prossimo video.